sono sposata perché per la cosa per cui si sposano tutti, perché si ama una persona e si vuole condividere un progetto di vita insieme. Probabilmente a 50 anni è sicuramente questa cosa più lucida, no? È un sentimento più lucido e sicuramente anche perché è un modo per sposarsi in un paese come la Germania, che ti vede riconosciuti tutti i diritti, come le coppie eterosessuali, è sicuramente un modo per aiutarsi. Mia moglie si chiama Riccarda Corcia, è una cittadina comunitaria, lei vive in Germania e naturalmente sapevamo che dopo il matrimonio avremmo chiesto alla comunità europea di vedere riconosciuto il nostro legame anche qui, e quindi sto lavorando con una trentina di coppie, con degli avvocati, con un pool di avvocati per fare un ricorso collettivo alla Corte di Strasburgo, perché stiamo raccogliendo i dinieghi dei comuni, quello che è stato fatto anche appunto, che viene fatto dai radicali. Stiamo raccogliendo i dinieghi e faremo una causa appunto collettiva in Europa. All'inizio della legislatura ho presentato 3 proposte di legge sulle unioni tra persone dello stesso sesso: l'equiparazione al matrimonio, così mettiamo il fatto che il PD non ha mai presentato una legge sul matrimonio, invece l'ho presentata io all'inizio della legislatura. La proposta sulla partnership, cioè sull'istituto giuridico tedesco, sì, quello per cui io mi sono sposata, e poi i PAX, le unioni civili, il modello francese, che sono le 3 tipologie, sì, in Europa, nel mondo, sono i tre modi per poter vedere. Era una proposta chiara, è chiarissimo a tutto il PD. Naturalmente, se mi si fa la domanda a me, io sono per l'equiparazione, certo. Cioè, io sono per il matrimonio. Si dovrà lavorare per raggiungere comunque una proposta che sia, diciamo, che equipari, che dia uguaglianza alle coppie eterosessuali e omosessuali. Mi sento molto sostenuta dagli italiani, perché il sentimento degli italiani è molto cambiato. Noi, il Partito Democratico, insieme a Stelle, insieme ai radicali, insieme a Italia dei Valori, insieme a tutte le forze con cui riuscirà a costruire la coalizione, deve dare risposte a questo Paese. Questo Paese ci interroga su questo e noi dobbiamo rispondere a questo. Io sono, per esempio, un grandissimo sostegno che sento è quello della base del Partito Democratico. Quella sì, quella lo sento molto, vado in giro per l'Italia, nei convegni, nelle iniziative, e sicuramente la base del Partito Democratico, i militanti del Partito Democratico sono molto attenti a questo tema.